Ciao a tutti ragazzi! Allora, in questo video vi voglio far vedere come si possono creare degli effetti particolari con la pittura acrilica utilizzando sia il pennello, che è lo strumento più comune, che i cosiddetti metodi non convenzionali. Tempo fa avevo realizzato un video molto simile parlando però degli effetti particolari che si possono creare invece con la tecnica ad acquerello, per cui se vi siete persi questo video e avete voglia di guardarlo, ve lo metto qui sotto così che possiate raggiungerlo facilmente. Quindi adesso ci soffermeremo invece sui metodi più comuni che si utilizzano appunto per dipingere con l'acrilico. Cominciamo con il primo. Normalmente tutti sanno che per dipingere con l'acrilico si utilizza del pennello, bagnandolo leggermente nell'acqua e prelevando il colore dalla tavolozza, in questo modo. Sempre con il pennello è possibile creare un altro effetto molto interessante che si chiama dry brush, che in italiano si traduce come pennello asciutto. In questo caso si intinge la punta di un pennello asciutto, possibilmente di setola, nel colore, in questo modo, e la si lascia scaricare. Io chiaramente qui ce ne ho già poco, quindi sfrutterò questa situazione senza doverlo scaricare tanto, insomma, non ce n'è bisogno. Si può scaricare il pennello sia direttamente dalla tavolozza che con l'aiuto di una pezzolina, per poi strofinarlo sul supporto in questo modo. Come vedete, l'effetto che si viene a creare è un effetto molto particolare che viene usato spesso non solo in pittura ma anche nel fai da te, per esempio quando vogliamo decorare i mobili o si vuole creare quell'effetto di usato, di logoro, nel caso per esempio dello shabby. Sempre con un pennello in setola scarico di colore si può ottenere un altro tipo di effetto pressando la punta del pennello sul foglio in questo modo. E questo è utile ad esempio quando si vogliono dipingere i cespugli, le cime degli alberi e insomma tutto quello che ha a che vedere la natura, i boschi e i prati in questo modo. Lo si può fare anche con un pennello sempre in setola più piccolino, se vogliamo dipingere delle zone più piccole. Chiaramente più il pennello sarà scarico, più darà quell'effetto un po', diciamo, nebuloso, mentre se carichiamo di più il pennello la macchiolina sarà un pochettino più definita. Si possono creare anche degli effetti chiaroscurali delle foglie realizzando magari uno sfondo, una campitura più scura e poi picchiettando con il pennello con dei verdi più chiari. Questo effetto, per così dire, tamponato lo si può ottenere anche utilizzando una semplice spugna per lavare i piatti, quindi non ci rimarrà che immergerla nel colore della tavolozza in questo modo e poi schiacciare direttamente sulla superficie del nostro foglio per creare un effetto del genere molto molto particolare. Questo potrebbe essere utile anche se vogliamo realizzare un'opera astratta. La pittura acrilica è una pittura veramente molto versatile. Spesso molte persone non si rendono conto che l'acrilico può essere utilizzato anche come se fosse un acquerello, ovvero diluendo il colore con molta acqua per creare sulla carta o sulla tela delle velature trasparenti come queste. Contrariamente a questo effetto acquerellato, noi possiamo utilizzare invece anche l'acrilico in modo completamente diverso, anzi completamente opposto per così dire, creando invece un colore molto materico, ovvero lo si preleva direttamente dal tubetto e lo si stende sulla tela o con una spatola o con una tessera telefonica come sto facendo io.
In questo modo questi strumenti sostituiscono il pennello. Un altro modo per stendere il colore sulla carta o sulla tela è quello di adoperare un rullo. Anche questo può essere molto molto utile per creare quegli effetti adatti per un tipo di pittura informale. È bene ricordare che oltre a questi metodi poi ci possiamo servire degli strumenti più impensabili, perché proprio quelli saranno in grado di sorprenderci. Quindi non sottovalutate nessun tipo di strumento e fatevi trasportare anche dal vostro intuito e dalla vostra fantasia, specialmente se avete un modo di dipingere informale, astratto, vi potete divertire quanto volete. Ma anche se fate il figurativo, potete utilizzare questi strumenti, non c'è limite alla vostra fantasia. Senza contare che esistono anche i medium che ci permettono di ottenere dei risultati interessanti, ma di quello magari ne parleremo in maniera più approfondita in un altro momento. Ma che dire, spero tanto che questo video vi sia stato utile. Se sì, lasciatemi un commento e chiaramente non dimenticate di lasciarmi un like. Poi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati e cliccate anche sulla campanella per ricevere tutte le notifiche. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!